Questa è la giacca che lui ha usato per fare lo scippo, anzi la rapina, perché le persone si sono ferite per cercare di non permettergli lo scippo. Qui abbiamo trovato varie borse con vari documenti all'interno di varie persone che dobbiamo adesso fare gli accertamenti per poter risalire ai proprietari. Tutto il materiale è sotto insieme a dei motorini, di cui uno è quello dove lui ha utilizzato per fare lo scippo, e altri motorini dove abbiamo fatto degli accertamenti risultano di provenienza furtiva. Adesso c'è un'altra autoradio che ovviamente farà tutte quante le ricerche appropriate per poi riconsegnare gli elementi di diritto. Questo Z, e ci sono altri cellulari rubati. Ovviamente ora abbiamo fatto tutti gli accertamenti per poter risalire la proprietà. Il rapinatore l'abbiamo trovato vicino allo scooter, che ha cercato di nascondersi quando ci ha visto, però ovviamente non ha via di fuga ed è stato prontamente fermato. Non ha posto resistenza, l'abbiamo assicurato e messo in macchina. Sì, penso di sì, oh, ma... Sì, però è acceso, questo è stato scippato un'ora e mezza fa. Quello pure è acceso, ma non si sa di chi. Cioè, dovrebbe essere un americano o un irlandese che lavora alla FAO. E quella è una che l'abbiamo contattata telefonicamente, sta venendo qua con la denuncia, dice che sta denunciando un'ora e mezza fa. Non sta venendo per la denuncia. Questo è il suo, eh? Questo è il suo. Sì, sì, ma magari ci stanno. Per esempio questa. Questa ci sta i documenti e. Nella serata abbiamo ricevuto una nota al 113 di segnalazione di una persona che era stata scippata. Noi eravamo nei pressi nel San Camillo, dove è successo il fatto, in circonvallazione Gianni Colenze, dove abbiamo preso contatti con la persona scippata e ci ha segnalato che nella borsa che era stata derubata aveva il suo iPhone e con all'interno altri documenti. Con l'applicazione Trova iPhone siamo riusciti a raggiungere la persona, il ladro, che stava su Lungotevere di Pietrapapa, dove si era nascosto in mezzo delle boscaglie, e abbiamo trovato altra refurtiva e anche altri 5 motorini rubati. Tutti provenienti di furto, sì. Abbiamo trovato altra refurtiva che lui aveva nascosto lì vicino a lui. E le persone hanno riconosciuto la persona che appunto ha compiuto lo scippo.